Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi sono qui a portarvi, dopo la carriera giocatore uscita nel primo pomeriggio, questo vlog importantissimo. Quindi vi prego, dato che i vlog di solito sono i video meno visti, lo dicono le statistiche, lo dicono un po' tutti, i vlog sono, tra virgolette, i video secondo voi meno interessanti, ma a mio parere questo video è molto interessante, sia per me che lo sto facendo, ma soprattutto per voi, perché dirò un paio di cose molto ma molto interessanti per voi. Allora, volevo iniziare ho fatto una specie di scaletta. Comunque, numero uno è i ringraziamenti. Volevo ringraziarvi perché giorno dopo giorno continuiamo a crescere a dismisura. Siamo a 22.000, quasi 500 iscritti. Pensare che i 22.000 iscritti li avevo superati il 4 di gennaio, quindi prima o poi devo fare anche uno speciale per i 20.000 iscritti. Quindi vi chiedo di lasciare qui sotto un commento col numero 1, la parentesi è scritto: cosa mi consigliate fare per lo speciale dei 20.000 iscritti? Poi, comunque, vi ringrazio davvero di cuore, perché sono non contento di più e ci sto mettendo tutto l'impegno e tutta la passione possibile per portarvi ogni giorno almeno un nuovo video. Punto 2. Da mesi e mesi in tantissimi mi hanno chiesto se potevano inviarmi qualcosa a casa. Io comunque, per un motivo tra virgolette di privacy, non lo so, comunque ho sempre nascosto, non so come dirlo, comunque non ho quasi mai detto a nessuno la mia casella postale per farmi inviare qualcosa. Invece io nelle ultime settimane ho ricevuto questa. Me l'ha mandata Marco da Empoli. Vi lascerò anche, comunque lo troverete anche su Instagram. Mi ha mandato un disegno pazzesco fatto da lui. Guardate, non so se si vede bene. Questo sono io con Paolo Dybala qui sopra e lo scudetto del Palermo, davvero tanta roba. Farò prima o poi una piccola postazione dove metterò tutti i vostri pensieri che comunque ho ricevuto nel corso degli anni, perché anche nei vecchi raduni tra virgolette, nei piccoli incontri che ho fatto l'anno scorso a Genova e Palermo, ho ricevuto dei piccoli pensierini che ho tutti conservati. Quindi per questo secondo punto io vi lascerò, quindi è ufficiale, apro la mia casella postale, vi lascerò qui sotto, comunque la vedrete qua, comunque la vedrete anche qui accanto a me scritta, come ben sapete mi chiamo Davide Di Sparti, la via, vabbè, vi scrivo tutto, comunque lo leggete qui accanto, lo troverete anche qui sotto in descrizione. Quindi apriremo anche questo nuovo format, che ancora sinceramente non so come chiamarlo, però mi verrà sicuramente qualche idea. Quindi se volete inviarmi qualsiasi cosa, dei pensieri, delle lettere, qualsiasi cosa vi passi per la testa, inviatemela, troverete, ripeto, qui sotto in descrizione la mia casella postale. Quindi aspetto i vostri pensieri. Ogni tipo una volta al mese, non lo so più o meno quanto, farò un video dove farò vedere i pacchi ricevuti, le lettere ricevute, e naturalmente le leggerò tutte nel video. Spero sinceramente con il cuore che questa cosa vi piaccia, e passiamo al punto 3. Punto 3 fondamentale come il punto 2. Allora, nel punto 3 parleremo di raduni. E raduni perché? Allora, io giorno 25 di febbraio, cioè la prossima settimana, sarò a Milano per un incontro negli studi di Google con altri youtuber. Quindi tutta la giornata di giovedì 25, no, non mi ricordo se è giovedì, un attimo, mercoledì 25 sarò tutto il giorno a Milano, sia la mattina dove difficilmente qualcuno potrà venirmi a trovare perché sarete quasi tutti a scuola, ma il pomeriggio dalle 6 in poi dovrei essere in Piazza Duomo, comunque in giro. Se voi mi dite che vorreste conoscermi, vorreste fare una foto con me, comunque scambiare due chiacchiere, scrivetemi sulla mia pagina Facebook oppure qui sotto nei commenti, preferisco comunque per messaggio privato o pagina Facebook o sul mio profilo personale, così da mettersi d'accordo meglio. Comunque dalle 6 e mezza fino, penso verso le 8 e mezza, dovrà essere in giro in Piazza Duomo. Quindi se volete venire e siete a Milano, vorrei conoscervi molto volentieri. Secondo raduno, la prossima settimana sarà una settimana scoppiettante, perché mercoledì sarò a Milano e venerdì partirò per Palermo, per la mia città natale, come ben sapete. Allora, io rimarrò a Palermo dal 27 fino al 3
Domenica 1 marzo dovrei essere a Palermo per Palermo-Empoli, ma soprattutto volevo dirvi che venerdì 27, notizia importantissima, segnatevela se siete della zona, dalle 3 in poi sarò a Piazza Politeama Palermo per incontrarvi. Ho già contattato, c'è già qualcuno di Palermo che lo sa, l'ho scritto un po' in privato per vedere chi sarebbe venuto e in molti mi hanno detto già di sì, quindi se siete nella zona, comunque in zone limitrofe di Palermo e volete conoscermi, è un'occasione davvero importante perché, come ben sapete, non sono quasi mai in Sicilia, dato che abito al nord. Quindi vi aspetto tutti venerdì 27 dalle ore 3 in poi a Piazza del Politea, ma non arrivate troppo tardi perché non vorrei succedesse qualcosa e devo andare via verso le 5, magari voi arrivate più tardi e non potete incontrarvi, ci rimarrei veramente male. Quindi se venite anche a Palermo scrivetemelo sia per messaggio privato sia qua sotto, scrivetelo perché voglio essere sicuro della vostra presenza, così da non perderci e ritrovarci tutti insieme sia il mercoledì 25 a Milano e sia venerdì 27 a Palermo. Diciamo punto 5, punto 4 comunque, i social sono una cosa molto importante, come ben sapete. La mia pagina Facebook sta per raggiungere con calma i 10.000 like, quindi siamo, se non sbaglio, a 9.700 più o meno, mancano soltanto 300 like e sono sicuro che almeno 300 di voi che hanno visto questo video non sono ancora iscritti alla pagina Facebook, quindi mi raccomando, andate qui sotto in descrizione oppure cercate su Google Kundispa e su Facebook Kundispa e troverete la mia pagina Facebook. Poi, come al solito, nella descrizione dei video voi trovate sempre la mia pagina Facebook che vi ho appena detto, il mio profilo personale dove potete seguirmi, contattarmi, scrivermi, potete fare quello che volete, e il mio profilo Instagram dove potete seguirmi e basta, non si può fare altro, a parte mandare delle foto in privato. Poi troverete, come al solito, molti mi hanno chiesto perché non ho un account Twitter, sinceramente l'ho avuto, se non sbaglio è ancora attivo l'account di Twitter, solo che non lo uso perché non mi ispira come social. E poi troverete, come al solito, i link di G2A per comprare i giochi e i link di FIFA Coin Zone per comprare i crediti, ma quelle sono parte, tra virgolette, marketing, parte dove voi potete acquistare, ma non siete assolutissimamente obbligati, è solo un consiglio che vi do. Comunque, le cose importanti sono la pagina Facebook, il mio profilo personale di Facebook e il mio profilo di Instagram. Allora, quindi, ricapitoliamo. Punto 1 erano i ringraziamenti, punto 2 i pensieri che potete inviarmi, punto 3 i due raduni e punto 4 i social. Spero con tutto il mio cuore che questo video vi sia piaciuto, quindi vi invito a lasciare un bel pollicione in su, un bel commento facendomi sapere, spero voi abbiate ascoltato molto bene ciò che vi ho detto, quindi se siete nelle zone di Milano, Palermo, volete incontrarmi, volete inviarmi qualcosa per il punto 2 nel nuovo format, tra virgolette, c'è posta per me, non so come chiamarlo ancora, scrivetemi, comunque troverete qui sotto la casella postale, link per seguirmi, lasciate un commento, ve l'ho già detto, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, condividete il video, aggiungete i preferiti, noi ci vediamo domani con un prossimo video e buona domenica a tutti, bella, e comunque non smetterò mai di dirlo, vi voglio un bene dell'anima, grazie di cuore.